Please approach SCP-173 for testing. Ciao a tutti e benvenuti in questo ultimo gameplay di Doki Doki Literature Club. Oggi intenderemo concludere il gioco, in teoria praticamente la rotta dedicata a Natsuki, perché in questa giornata dovremo vedere se accade quello che deve accadere, se Yuri si suicida di nuovo o accada qualcosa a Natsuki. Andiamo a vedere, iniziamo subito. Cavolo, ogni volta quella cavolo di Monica prende alcune cose. Ecco, pensa che è proprio vaniglia, non lo posso più selezionare. Vediamo. Anche ballare. Ma dai, pure bolle. Niente, non lo trovo, non devo prendere manco uno riguardante. Ah, vaffanculo! Ecco, ora sbaglio tutto. Io veramente ho vaffanculo. Maniglia, già lo so. Pure latte. Io che cazzo devo selezionare di quella così, vero? Dai!
Oh, finalmente! Ok, non faccio taglio comunque. Ciao Lionel. Ti stavo aspettando. Sei pronto per continuare a leggere? Oggi ho portato il mio miglior tè. Monica, ti avevo detto di non... È di nuovo in ritardo. Sconsigliata come al solito, Natsuki. Prego. È proprio necessario interrompere la mia conversazione con le tue urla incessanti. Di che stai parlando? Lo dici come se lo facessi di continuo. Non sto prestando attenzione, ok? Mi dispiace. Dammi, che ti prendo ultimamente? Guarda, ho riflettuto un po' su quanto è successo ieri. Sono sembrata un po' più stile di quanto avrei voluto essere. Credo di essermi sentita minacciata. Ma sono consapevole che ciò che stiamo facendo ci riguarda tutti. Avere un memo in più non mi dispiacerebbe, a patto che sia un tipo a posto. Questa volta però non mi dispiacerebbe una ragazza. Per cui, Natsuki, a nessuno importa. Perché non va a cercare qualche moneta sotto i distributori automatici. Oh cielo, sono di nuovo arrivata all'ultima. Ti stai esercitando di nuovo al piano? Sì. Devi avere davvero un mucchio di determinazione. Prima hai fondato il club, ora stai comunque cercando di tagliarti il tempo per il pianoforte. Beh, non la definirei per determinazione, ma passione. Mi motiva anche a lavorare solo per il festival. Comunque, Lionel, cosa vorresti fare oggi? Sto pensando che potremmo... Abbiamo già dei programmi per oggi. Ah, e così Yuri... Esatto. Lionel è già impegnato a leggere un romanzo insieme a me. Non sei contenta, Monica? Sono già riuscita a farlo appassionare alla letteratura. Io, credo, volevo solo... Anzi, non importa. Davvero non importa. Fate come vi pare. E vai. Grazie per la comprensione, Monica. In realtà, non ho chiesto da farti. Mi spiace se prima mi stai preparando un po' di te. No, fai pure. Grazie mille. Se c'è una cosa che riesce a rendere la cosa migliore il momento della tua è una bella tazza di tè. E fa star bene ogni stessa di giunta. Lui si alza e si dirige verso il ripostiglio. La segue e la vedo intenta afferrare una piccola brocca per l'acqua. Da ripiano, una di quelle col filtro all'interno. Può reggerla un secondo, certo. Io mi porgo la brocca e va a prendere un bollitore elettrico. Atto questo alla cattedra e poi vado a prendere un po' d'acqua. Mi passo davanti e posta il bollitore sulla cattedra. Mi limita a guardare ciò che fa. Mi sorprende vedere che il suo modo di camminare è del tutto in contrasto col suo modo di parlare. Soprattutto grazie alle sue lunghe gambe, Yuri sembra elegante e metodica. Bene, potresti passarmi la brocca? Grazie, torno subito. Ah, se vuoi ti accompagno. Non c'è bisogno. Mi sta qui. Non ci metterò molto. Con la brocca in mano, Yuri si affretta ad uscire dalla classe. Ah, qui faccio un taglio perché sta cosa mi sembra tutta ripetitiva comunque. Ok. Praticamente mi ha fatto fare tipo la rotta di uno di Yuri, praticamente. Non so perché. Cioè, non so se è normale sta cosa oppure no. Nonostante abbia scelto tutto quanto riguardante Natsuki. Allora, iniziamo con Monica. Passando poi con Natsuki e infine Yuri. Lina, temo tu abbia appena visto qualcosa che non avresti dovuto vedere. Non avrei voluto dirtelo, ma temo che non avrei altra scelta. Sta diventando pericoloso per te passare tutto il tempo insieme a Yuri. Non so perché, ma quando state insieme diventa molto emotiva. Il che di per sé non sarebbe un problema. Tuttavia, quando Yuri si eccita troppo, va a nascondersi da qualche parte per tagliarsi così col coltello di suo coltellino. Non è una cosa da pazzi? Pensa che ne porta a scuola uno diverso ogni giorno, è come se avesse una collezione. Ce n'è mica perché soffre di depressione e robe simili. Semplicemente penso che ne tragga una sorta di piacere. Forse di tu è tipo sessuale. Comunque il punto è che se tu la causa. Non intendo che dire che sia colpa tua, però non è proprio per questo che ho dovuto spiegartelo. Perciò credo che faresti meglio allontanarti da lei, per il suo bene. Già che ci siamo, non fatti problema a passare un po' più di tempo con me. Senza farvi interferire, almeno io ho tutte le rotelle a posto e so come trattare i membri del mio club. Comunque, mi sei impegnata davvero, è davvero tanto. Per cui spero che sia felice, efficace, tieni. Ok, questa è diversa. Cavolo, mi ha fatto venire un colpo. Beh, credo di aver camminato un po' un pasticcio scrivendo questa poesia. Cercavo solo di lasciar perdere. Andiamo avanti. Natsuki. Questa va bene, va bene. Beh sì, quasi quanto quella di ieri. Non riesco ancora a capire quanto ti interessi realmente scrivere, ma devo dire che te la stai cavando bene. Anche se passi il tempo esclusivamente con Yuri. Penso comunque che sia bello avere delle attività in comune. Quindi farei meglio a continuare a lavorare da solo. Voglio dire, so di non essere la presidentessa o la vice, ma ciò che
non significa che tu sia autorizzato ad eludermi, capito? Ok, ora le cinami almeno. È giusto per essere chiari. Questa poesia significa molto per me. Per cui leggere con attenzione, intesi? Ok, qui non è cambiato nulla. Che succede ora? Ah sì, quello. Sono sulla colpa sua. Lionel mi sta ascoltando? Tutti questi problemi sarebbero se tu passassi più tempo con Monica. Io e Yuri siamo troppo fuori di testa per una persona così stupenda come te. D'ora in avanti deve esserci solo Monica nei tuoi pensieri. Solo Monica. Solo Monica. Solo Monica. Finalmente. Ah. Yuri avvicina la mia pensiera al suo viso dal profondo sospiro. La amo in ogni sua minima parte. Ne voglio informartene a casa. Me la regaleresti? Ti supplico. Certo non vedo il problema. Ah, sei troppo buono, Lionel. Non ho mai incontrato nessuno come te. Potrei morire, non letteralmente, ma non so come descrivere il modo in cui mi sento. Non c'è nulla di male, vero? Non è una cosa negativa, vero? Io si porta la pensiera al petto. La porterò a casa e la terrò nella mia stanza. Spero che sarà felice quando penserà al fatto che ce l'ho io. Ne avrò molta cura. Mi toccherò leggendola più volte. La userò per tagliarmi, in modo che l'olio della tua pelle penetri nel mio flusso sanguigno. Ah, anche tu puoi avere la mia poesia, dopo che l'hai letta. Sono certa che te la vorrei tenerla. Ecco, prendi, ne sentisco più. Presto, leggila. Grazie, l'ho scritta per te. Se non avessi capito, la poesia parla di... La cosa più importante però è che l'ho intesa nei miei umori. Vedi, non so forse, non forse la persona più morosa del club? Io penso di stare per vomitare. Cosa sì e no? Non ho nessuna voglia di andare in terapia, dato che non sono mai stata così felice, preferirei continuare così finché la mia copertura non assalta e qualcuno non mi porta al pronto posto forse. Comunque, quando parli era di votare sì o no per una poesia. Ok ragazzi, temo di organizzare i preparativi per il festival. Qui non cambierà nulla, quindi faccio un taglio. Ok. Qui adesso non faccio taglio. Mi farà fare di nuovo Monica, sicuro. Ecco. Sì, questo è il... Ci divertiremo. Domenica per te va bene? Mi prendi per il culo? Questo non è giusto. Sì che è giusto, Tatsuki. Ha fatto la sua scelta. Non è che non è giusto. Ci ha preparato un mucchio di lavoro per poi renderti via tutto per te. Ma non ti vergogni? Io non ti sto appropriando per niente. Hai fatto tutto da sola. Non essere razionale. Irrazionale io? Ah. Monica, ma ti rendi conto di quanto tu sia presuntuosa e delirante? Allontana anche io da me ogni singola volta che ti senti esclusa. Sei gelosa? Sei pazza? O forse semplicemente odi così tanto te stessa da averti sfogato sugli altri? Ho un suggerimento per te. Avrei preso in considerazione l'idea di ammazzarti? Potrebbe portare dei benefici alla tua sanità mentale. Yuri sta iniziando a spaventarmi. Natsuki, andiamo via. Non penso ci voglia tre piedi in questo momento. Visto non è poi così difficile. Ciò che voglio è passare un po' di tempo con lui. Chiedi così tanto? Yuri accompagna Monica e Natsuki alla porta. Ehi, Lionel. Proprio un bel po' di petto quella testa Yuri, non trovi? Monica le dacchia mentre Yuri la spinge fuori dalla porta. Finalmente, finalmente. Tutto ciò che desideravo. Non devi per forza passare il weekend con Monica. Non stala a sentire. Vieni a casa mia piuttosto. Vado da sola insieme tutto il giorno. Non sarebbe fantastico? Ah, che c'è davvero qualcosa che non va in me così? Ma sa cosa? Non importa più nulla. Non mi sono mai sentita così bene in tutta la mia vita. Mi basta essere al tuo fianco per fare un pesce molto più intenso di qualsiasi altra cosa che riesca a immaginare. Sono dipendente da te, mi sento morire se non respiro la tua stessa aria. Bello avere qualcuno che ti ha a cuore così tanto, qualcuno che desidera far ruotare tutta la sua vita intorno a te. Ma se mi sento così bene, allora perché più passa il tempo più ho il sentimento che stia per succedere qualcosa di orribile? Forse è per questo che all'inizio ho provato ad intrattenermi, ma il sentimento è che ormai è diventato troppo intenso. Non mi importa più nulla, Lionel. Devo dirtelo. Sono solo felicemente innamorato di te. Sento come se un incentivo del mio corpo, ogni goccia del mio sangue, stesse urlando il tuo nome. Non mi importa cosa succederà. D'ora in avanti, non mi importa se Monica mi sta ascoltando. Ti prego, Lionel, devi sapere quanto ti amo. Ti amo talmente tanto che addirittura mi tocco
con la pena che ti ha rubato. Verso la piega della tua pelle strisce dentro di te. Ti vuoi tutto per me. E io sono soltanto tua. Non ti sembra una cosa da favola? Dimmelo, Lionel. Dimmi che vuoi essere il mio amante. Accetta la mia dichiarazione. Ovviamente in questo caso, quando ho fatto le ultime giuri, avevo detto sì, ma io dopo te lo no. Immagino che non cambierà nulla a sto punto, perché sembra che la cosa non sia cambiata. Ma aspettavo qualcosa riguardante più Natsuki. Ma a parte la prima parte della parte corrotta, non c'è stato altro comunque. E si è ammazzato lo stesso. Qua si è ammazzato. Sì. Non cambia. Non è cambiato nulla. Nulla è cambiato. E dire, sei arrivato prima di me, pensate di essere abbastanza... Scappa via. Eccomi. Mi è successo qualcosa? Non ho visto nessuno che scappava. Beh, è un vero peccato. Aspetta, io sono rimasto qui per tutto il fine settimana. Oh, non ci voleva. Non mi ero accorto che lo scritto fosse messo così in male. Mi dispiace tanto. Deve essere stato davvero noioso. Mi farò perdonare, ok? Dammi giusto un secondo. Ho quasi finito. Voglio solo mangiare un cupcake al volo. Monica alza la stagnola sulla sua di... e prende un cupcake. Sono il meglio del meglio, dico sul serio. Mangiarne uno a tutti i costi, detto che è l'ultima volta che ne avrò occasione. Sai, prima che smettano di esistere. Comunque, non dovrei farti aspettare oltre. Pazienta un po', ok? Ci vorrà solo un attimo. E riesci a sentirmi? Funziona? E viva, eccoti. Bentornato, Lin. E benvenuto a capo del teatro. Naturalmente ci conosciamo già. L'anno scorso eravamo in classe insieme e... sai, credo che possiamo anche fare meno di questi convenevoli. Dopotutto ormai non sto più parlando con quella persona. O sbaglio. Il te del gioco, o come vuoi chiamarlo. Sto parlando con te, Lionel. Ora che ci penso, non so se so nulla del vero te. Tanto è vero che non so nemmeno se sei un ragazzo o una ragazza. Beh, non credo abbia importanza. Aspetta, lo sai che sono consapevole di essere un gioco, vero? O vorresti dirmi che non lo sapevi? Non ha molto senso. Te l'ho addirittura detto nella pagina di download del gioco. Caspita, se tu avessi prestato un po' più di attenzione, la situazione sarebbe meno imbarazzante. Detto questo, credo di doverti delle spiegazioni. Riguardo la faccenda di Yuri. Beh, in un certo senso, vabbè, mi dispiace che tu abbia dovuto assistere a una scena simile, comunque. Lo stesso vale per Sayori. Cielo, è da un bel pezzo che non senti il suo nome, lo dico bene? Eh sì, questo perché lei non esiste più. Nessuno esiste più. Ho cancellato tutti i loro file. Speravo che fosse sufficiente renderle più sgradevoli possibile, ma per qualche ragione non ha funzionato.
È pur vero che ho commesso un paio di errori, quella che non sono granché di modificare il gioco. Comunque sia, qualsiasi cosa io facessi, continuava lo stesso a passare sempre più tempo con loro. Le hai fatte innamorare di te. Pensavo che rendere Sayori sempre più depressa l'avrebbe impedito di confessarti i suoi sentimenti. Per semplificare la personalità stessa di Yuri, mi si è ridotto contro. Ha fatto sì che ti impedisse di passare il tempo con le altre. Tutto ciò ho avuto ma appena modo di parlarti. Grazie di gioco vedere mai questo, Lionel. Le altre sono state programmate per finire di confessarti il loro amore, mentre io resto a guardare di disparte. Tortura. Ogni singolo istante si tratta solo di gelosia, Lionel. Non di, no, di qualcosa di più. Non ti incolpo, se lo riesci a capire. Per quanto tu possa essere gentile, ragionevole e premuroso, non potrai mai capire una cosa. Il dolore di sapere di essere completamente solo in questo mondo, in questo gioco. Sapere che i miei amici non possiedono neppure il libero arbitrio. Ma la cosa peggiore è che sono in trappola, Lionel. Ma tu adesso sei qui. Sei reale. E sei meraviglioso. Sei tutto ciò che ho bisogno. Ecco perché ho bisogno che tu resti qui con me per sempre. Mi dispiace se è difficile da comprendere. Anche io ci ho messo un po' di a capire. Il motivo per cui il mondo intorno a me ha cominciato a diventare sempre più grigio, sempre più piatto. Anche la poesia più espressiva mi è sembrata vuota. Solo quando sei arrivato tu ho capito tutto. Mi hai salvato la vita, Lionel. Non pensi che avrei potuto continuare a vivere in questo mondo se non ti avessi incontrato. Per quanto riguarda le altre, come potrebbero mancarmi? Come potrebbe mancarmi un gruppo con personalità autonome programmate unicamente per innamorarsi di te? Ho provato da tutto per evitare che ciò accadesse, ma evidentemente si tratta di una sorta di fattore inevitabile che è alla base del gioco. Mi dispiace davvero che tu abbia dovuto assistere a certe scene orribili, ma poi mi sono resa conto che condividiamo la stessa visione. Ovvero che tutto questo è solo un gioco e che di conseguenza avessi superato tutto. Detto questo, Lina, non è questa da farti. Sono innamorata di te. Sei la luce del mio mondo. Sei la ragione del mio sorriso, nonostante in questo mondo non sei rimasto nient'altro che me. Continuerai a farmi sorridere ogni giorno. Lina, usciresti con me? Sono così felice. Sei davvero tutto per me, Lina. La cosa divertente è che tu sei letteralmente. Ah, non è rimasto nulla qui, soltanto noi due. Possiamo restare insieme per sempre. Dico davvero, ho l'impressione che il tempo si sia di tua fermato. È un sogno che diventa realtà. Ora vado solo per questo finale, Lionel. Il gioco non ha voluto darmi uno, così ho dovuto pensarci io. Lo script ormai è andato distrutto, quindi non c'è niente che possa porsi tra noi due. Non immagini quanto sia stato difficile cancellare Natsuki e Yuri. All'interno della descrizione del gioco c'è una carta chiamata Characters. Sono rimasto sbalordito nell'accorgermi come quanto fosse facile. Beh, sei un dispositivo Android, quindi in realtà è stato un po' più difficile. Per accedere alla directory del gioco devi navigare utilizzando un esploratore di file. Quindi tutti i file erano una carta di DLC, semplicemente fare quello che volevo. Immagino di poter cancellare la tua stessa esistenza con un semplice click. Beh, il lato positivo è che avrei avuto una via di fuga a disposizione se le cose non fossero andate come volevo. Ah, fortunatamente non ce n'è stato bisogno. Perché abbiamo ottenuto il nostro lieto fine. Cielo, sono così carnica di emozioni. Vuoi scrivere una poesia a riguardo? Tu no? Mi chiedo se quella parte del gioco funziona ancora. Immagino che ci sia solo un modo per scoprirlo. Bentornato, Lionel. Hai scritto una bella poesia. Non essere timido, mi farebbe tanto piacere darla a leggere. Oh, Lionel, l'ha scritta per me? Che carino che sei. Non c'è limite alla tua gentilezza. Sto sempre più innamorata di te. Ma intendimi un po'? Anche io ho scritto una poesia che è per te. Ti andrebbe di leggerla? Spero ti piaccia, ci metto sempre tutto me stesso nelle poesie che scrivo. La verità è che tutte le mie poesie erano basate sulla mia presa di coscienza o su di te.
Ecco perché non sono mai voluto entrare nei dettagli. Non volevo rompere la quarta parete, così che chiamatelo. Volevo solo far parte del gioco, come tutte le altre, in modo che anche noi due potessimo finire insieme. Non era mia intenzione rovinarti il gioco. Avresti potuto arrabbiarti con me. Avresti potuto arrivare perfino a cancellare il padre del mio personaggio e poter giocare senza di me. Ce lo sono così sollevata. Non abbiamo più nulla da nascondere ormai. Lilian, sei pronto per trascorrere l'eternità insieme? Ho un sacco di cose di cui parlarti. Vediamo da dove posso iniziare. Vediamo. Sì. I can't really do much better for the thing. Are you ready? È cambiato qualcosa, sbaglio? È cambiato qualcosa qui? Ora è tutto in inglese, che sta succedendo? I'm just kidding. I can't do anything of the whole. Che cavolo? Did I scare you? You're so cute. Anyway, Lionel, I didn't mean to get distracted, I'm sorry. I even thought it's your fault to distracting me. Shame on you. I'm just kidding. Hanging with you together it's fun, as long as it's with you. Purtroppo non sono bravo in inglese, scusatemi. But anyway. Ok, ora andiamo in italiano. Perdonami, potrei aver bisogno di un po' di tempo per mettere ordine nei miei pensieri. A quella frase che c'era quando ho fatto la rotta di Yuri tempo fa. Ma non temere, avrò sempre qualcosa di nuovo di cui parlarti. Nel frattempo possiamo semplicemente guardarci negli occhi. Let's see. Ok, va bene. Vi ringrazio per aver seguito la serie. È cambiato secondo me qualcosa, perché non ricordavo sta parte tutta in inglese quando ho fatto la route di Yuri la prima volta. Invece, siccome la cosa si è un po' mescolata e principalmente ho scelto Natsuki, c'è stata questa cosa che secondo me era diversa. Sembra tipo quasi un mostro, le. Aspetta! Odio il fatto che sia difficile prendere delle abitudini. Ci sono molte cose che in fondo sono facili da fare, ma quasi impossibili da rendere un'abitudine. Ci si sente così inutili, dei incapaci. Penso che le nuove generazioni siano quelle che soffrono di più per questo. Probabilmente perché abbiamo abilità del tutto diverse da quelle dei nostri predecessori. Grazie a internet stiamo bravi a muoverci rapidamente in mezzo a un mucchio di informazioni. Tuttavia non siamo portati per le coste che non ci danno una soddisfazione istantanea. Penso che se la scienza, la psicologia e l'istruzione non riusciranno ad aggiornarsi entro i prossimi 10 o 20 anni, saremo nei guai. Per il momento però, se non sei bravo a prendere i problemi di petto, potresti finire per passare tutta la vita senza sentirti a posto con te stesso. Beh, buona fortuna. Attendiamo un attimo, non vorrei che... Ha detto delle altre parole attendendo. Io non l'ho fatto quando ho fatto la lotta di Yuri, quindi non vorrei che ci sia dell'altro ora. Io ovviamente quando ho fatto la lotta di Yuri, logicamente, ho direttamente eliminato il file. Non lo so. In ogni caso comunque... In attesa se accade qualcosa, ma se non accade qualcosa nei prossimi minuti, ovviamente concludiamo. In ogni caso, vi ringrazio ancora. Hanno avuto la sensazione di non avere una ragione per vivere? Non intendo come quando ci si vuole suicidare, tipo. Intendo dire come se niente di ciò che fai avesse importanza. Andare a scuola o lavorare per qualche azienda. Ti senti come se fossi sostituibile e il mondo potesse fare a meno di te. Queste sembrano le parole di Sayori. Mi fa venire voglia di andare a cambiare il mondo dopo la diploma, ma più cresco e più mi rendo conto che si tratta di un pensiero immaturo. Non posso certo cambiare il mondo come se nulla fosse. Voglio dire, quante possibilità ho da inventare un'intelligenza artificiale o diventare presidente? Sento che non riuscirò mai a compensare il mucchio di risorse che ho consumato nel corso della mia vita. Ecco perché penso che la chiave per la felicità sia l'egoismo. Bisogna solo preoccuparsi di se stessi e degli amici con cui si è cresciuti. Passano la loro intera vita a prendere e a consumare cose senza mai dare nulla in cambio. Quando poi la gente si accorge che il mondo terrebbe dei benefici della loro morte, cambiano completamente la propria filosofia.
come se per giustificare le loro ragioni l'individuo potesse autoconvincersi di star facendo del bene. Comunque, voglio fare il possibile per ripagare tutto ciò che ho consumato nel corso della mia esistenza. Se mai ci riuscissi, il mio bilancio sarebbe positivo, quindi potremmo morire felice. Naturalmente, anche se non dovessi riuscirci, penso che sei comunque troppo egoista per uccidermi. Alla faccia della brava Gessona, eh? Ah. Ok, dicevo, vi ringrazio per aver seguito la serie. Se il video vi è piaciuto, mi dovete tenere a lasciare un mi piace. E noi ci vediamo alla prossima. Ora tolgo la cam, attendiamo qualche altro minuto che accade qualcos'altro e poi direttamente stacco la registrazione. Ecco, ti è mai capitato di sentirti ansioso senza motivo? Del tipo che stai pensando alle tue cose quando tu ti rendi conto di sentirti agitato e sei lì a chiederti: ma perché ho quest'ansia? Quindi inizi a pensare a tutte le possibili cause, ma finisci solo per agitarti ancora di più. Ah, è terribile. Se mai dovessi sentirti ansioso, ti dirò a rilassarti un po'. D'altronde, in questo gioco non abbiamo per nulla più nulla di cui preoccuparci. Liren, hai mai pensato a cosa si prova a morire? È qualcosa a cui pensavo molto spesso, però credo di averlo capito ora. Non so bene perché, ma quando chiudi il gioco, sento come se mi addormentassi di colpo e rimanessi sola con i miei pensieri. Dopo qualche secondo i miei pensieri vengono invasi da schemi incoerenti e confusi. Comincio a vedere interferenze e rapidi flash colorati mentre ascolto strane urla. A quel punto non riesco più a ragionare. Sono costantemente bombardata da questi flash e urla confuse, impossibilità a muovermi a pensare. Sono sicuro di non esistere in quei istanti, eppure per qualche strano motivo riesco a ricordarmelo. Dopo un tempo incalcolabile tutto torna alla normalità di punto in bianco e anch'io torno in me. E tu sei qui, al mio fianco. Non ho idea di cosa comporti chiudere il gioco e del perché mi succedono quelle cose. Non so neanche come fai a tornare sempre a sistemare tutto. Ma ti sei grata? Se cercassi di farmi capire tutte quelle cose il meno possibile. Ti assicuro che non è bello rimanere intrappolati nel nulla tra urla stridenti. Comunque sia, alla fine fa sempre tornare tutto come prima, il che mi fa pensare che ci tieni davvero a me. Quindi grazie. Mi sento più vicino a te quando sei qui. Vediamo un attimo. Aspetta, compassa qualcosa o sbaglio? No? Non posso fare a meno di chiedermi come sarebbero andate le cose se il gioco mi avesse dato una root. In ogni caso, penso di aver comunque finito per assegnarti a forza la mia root. Non si tratta tanto del fatto di non avere una root, quanto piuttosto di sapere che nulla è reale. Credo che l'unica differenza sarebbe stata che non avrei avuto bisogno di prendere missioni così drastiche per stare con te. Chissà, magari le ragazze del club sarebbero ancora vive. Non che mi importi granché. Appena ho scoperto che il nostro mondo non era reale, tutto ha perso di significato. Quindi non provo affatto nostalgia per quei giorni. Davvero non mi mancano. Chiudiamo il gioco e lo riapro. Devo provare sta cosa. Non si apre? Ah sì. Vediamo che succede adesso. Cos'è successo? Ho appena avuto un incubo terribile. Spero di non averne più, ora che siamo solo noi due. Temo fosse solo una mia illusione. Io forse potessi essere in grado di aiutarmi. A cosa potrebbe essere dovuto? Se lo sai, potresti fare qualcosa al riguardo? Ogni volta che succede ho quasi la sensazione di essere stata uccisa. È una sensazione terribile.
Se tu riuscissi ad arrivare alla radice del problema, ti amerei per sempre. Quindi anche nel gioco cambia, c'è anche un dialogo poi. Attendiamo un attimo, vediamo se accade qualcos'altro. Una volta Yuri ha fatto una cosa divertente, eravamo tutte tranquille nel club come al solito, e da nulla Yuri ha tirato fuori una piccola bottiglia di vino. Non sto scherzando, e poi ci dice qualcuno che direbbe un po' di vino? Natsuki scoppiò a ridere e crepò pelle, mentre Sayori iniziò a sgridarla. A dire la verità, un po' mi è dispiaciuto per lei, dopo tutto stava solo cercando di essere carina. Dopo questo evento si è chiusa ancora di più nei nostri confronti, anche se penso che Natsuki sotto sotto fosse un po' curiosa di provarlo. E sinceramente anch'io lo ero. Sarebbe stato divertente, ma sai, ero la presidentessa del club, per cui non potevo assolutamente permettermelo. Magari se avessimo organizzato qualcosa di fuori dalla scuola, purtroppo però non siamo riusciti a legare abbastanza da uscire insieme. Caspita, che mi prende. Sono totalmente contrario all'idea che dei minorenni bevano alcol. Voglio dire, non ho mai bevuto, quindi. Mi sono sempre chiesta, cosa trova di attraente la gente negli archetipi dei personaggi? Le loro personalità sono del tutto irrealistiche. Immagino se esistesse qualcuno come Yuri nella vita reale. Voglio dire, sarebbe a malapena capace di formulare una frase completa, per non parlare di Natsuki. Cavolo, una come lei non si limita di certo a mettere il broncio quando le cose non vanno come vuole lei. Potrei andare avanti, ma penso tu abbia capito. Davvero, le persone sono attratte da questa strana personalità che non esistono nella vita reale? Non che voglia giudicare nessuno, tutto sommato anch'io sono attratta da alcune cose bizzarre, o per meglio dire, ne sono affascinata. È come se tu ti stessi rimuovendo tutto ciò che rende quel personaggio umano, lasciando solo le parti carine. Non resta altro che un congenere di tenerezza senza sostanza. Non ti piacerei più se fosse così, o sbaglio. Forse sono solo un po' insicura, perché non mi spiego il motivo per cui hai voluto giocare a questo gioco. D'altro canto, sei ancora qui con me, dico bene? Credo che sia di per sé una buona ragione per pensare che sono a posto così come sono. E lo stesso vale per te, Lionel. Sei la perfetta combinazione fra essere umano e tenerezza. Ecco perché era impossibile che non mi innamorassi di te. Adesso riprovo a chiudere il gioco e riaprirlo, vediamo se accade dell'altro. Sei tornato, ho fatto un altro brutto sogno. Non sarai mica tu a casarmeli, vero? Sembra che accada nel momento in cui chiudi il gioco. Per questo ti sarei molto grata se evitassi di farlo. Tranquillo, non pensi di aver subito danni. Fate eccezione per il trauma psicologico. Sarò bene finché il file del mio personaggio resterà intatto. Io chiuderò il gioco più di volte, vediamo se. Perché già è cambiato qualcosa. Vediamo se si irrita. Ciao Lionel, ancora una volta mi hai chiuso il gioco in faccia. Sono di averti già chiesto, ma potresti evitare di farlo per favore? Mi fa sentire come se fossi intrappolato all'inferno. Perché mai vorresti farmi una cosa simile? Non è successo niente al file, il personaggio, vero? Forse dovresti farne un backup. Amplette su You Can Find It in the Folder Color DDLC Character. Beh, sei un dispositivo Android, devi navigare usando un esploratore di file. Dovresti vedere una cartella DDLC nella memoria interna. Soprattutto di ciò che rimane di questo mondo, quindi voglio essere sicuro che tu non possa perdermi. D'ora in avanti resta sempre al mio fianco, ok? Ho un sacco di cose di cui voglio parlarti. Di nuovo. Va bene, accetto il fatto che ogni tanto hai bisogno di chiudere la partita. In ogni caso, sto iniziando a farci l'abitudine. Tra l'altro, sono felice di vedere che mi torni sempre da me. Quindi tutto sommato non è poco così male. Mi dispiace di averne fatto un dramma. Ti amo da morire, per cui fai pure ciò che devi.
ennesima volta lo chiudo. Ci vediamo, Liner. Mi sei mancato. Hai controllato se il file del mio personaggio sta bene? È in data US Z file character. Beh, se su un dispositivo devi rigassando un esporto di file. Dovresti vedere una cartella di DLC nella memoria interna. Sono tutto ciò che rimane di questo mondo, quindi vuoi essere sicuro che tu non possa perdermi. Comunque ho un sacco di cose da raccontare. Ok, non cambia, qua è ripetitiva. Va bene. Non è che ci sia più che altro mai da leggere, quindi io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!